l'impegno della CISL contro ogni forma di violenza di genere e la tavola rotonda su Industria 4.0. Sono questi i due temi principali che hanno caratterizzato la terza giornata del 18° congresso confederale. Al mattino si è tenuto l'incontro intitolato Donne contro ogni forma di violenza, a cui sono intervenute la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, Donaldo Buonaiuto della comunità Papa Giovanni XXIII, la consigliera del Ministero per le Pari Opportunità Lucia Annibali e due donne ex vittime di tratta dall'identità protetta. Proprio le due vittime Annibali sono state acclamate in piedi dalla platea in più occasioni. Furlan ha annunciato alcune iniziative concrete della CISL contro la violenza di genere, la piattaforma per la prevenzione e l'adesione alla petizione della comunità Papa Giovanni XXIII per una legge che contrasti la domanda di prostituzione. 4.0, prospettive e sviluppo del lavoro e della società, è il tema della tavola rotonda che si è svolta nel pomeriggio e a cui hanno preso parte la segretaria generale e i ministri dello sviluppo economico Carlo Calenda e del lavoro Giuliano Boletti. Sempre nel pomeriggio è proseguito il dibattito congressuale e per la fitta è intervenuto il responsabile del coordinamento giovani Christian Cig. CIG ha parlato del grande lavoro della federazione per rafforzare la presenza e il ruolo dei giovani al proprio interno, a partire dagli organismi statutari, e ha esortato il sindacato a proseguire lungo il percorso tracciato. Abbiamo tantissimi giovani all'interno delle nostre strutture che hanno voglia di darsi la spalla e di rimboccarsi le maniche. Dobbiamo dare loro le opportunità per farlo. Dobbiamo garantire loro una formazione per farlo ancora meglio. Io ringrazio la FIT nazionale, perché a me tutte queste opportunità le ha date.